Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio, con gli ultimi movimenti di mercato della Lucchese. Per Fanucchi sembrava fatta, in realtà la fumata finora è stata grigia, ma potrebbe diventare bianca nei prossimi giorni. Fanucchi Lucchese, ancora non ci siamo. In realtà l'incontro tra il direttore sportivo Antonio Bedio e il procuratore del fantasista Orlandini c'è stato. Una prima chiacchierata per cominciare a prendere le misure e sviluppare alcuni discorsi, tipo quello economico. Alla fine le parti si sono aggiornate. La Lucchese si è presa 2-3 giorni di tempo per dare una risposta sulla richiesta fatta da Fanucchi. La sensazione però è che si vada verso una soluzione positiva. Riteniamo che Fanucchi, 10 reti nell'ultima stagione, e Lucchese dovrebbero proseguire assieme, anche perché questo è ciò che vogliono la società rossonera, mister Galderisi e lo stesso calciatore. Ma Obedio è attivissimo e proprio in queste ore ha definito anche la permanenza di Francisco Sartore, lo sgusciante esterno brasiliano. Sartore ha denotato grandi doti, uno di quei giocatori in grado di spaccare la partita, ma è stato bersagliato da troppi infortuni. Nelle prossime ore lo stesso DS stringerà per il laterale destro Benvenga, altro elemento gradito a Galderisi e che potrebbe restare all'ombra delle mura anche se non gli mancano le offerte. Probabile invece che il giovane centrocampista marchesi vada in prestito, anche perché ha bisogno di giocare con una certa continuità. Insomma, periodo di conferme e di colloqui con i giocatori dello scorso anno, in attesa di capire quali saranno le mosse della società in merito ai nuovi e necessari rinforzi per rilanciare la Pantera, secondo blasone storia che la città e la tifoseria meritano. Ma se ne parlerà solo fra qualche settimana, verso la fine di giugno. Ancora calcio, Simone Marmorini, 36 anni di Arezzo, il nuovo allenatore del Giviborgo. Dopo aver cessato l'attività da calciatore, pensate, a soli 29 anni, il neotecnico bianco-rosso-azzurro ha intrapreso la carriera da allenatore che lo ha portato a guidare compagini di promozione ed eccellenza. Ora la ghiotta occasione di allenare la compagine rivelazione dello scorso campionato di Serie D e di raccogliere l'eredità peraltro pesante di Pacifico Fanani. Il Giviborgo tra l'altro ha messo a segno anche i primi due colpi di mercato in entrata, il portiere Giusti dal Monte Catini Valdinievole e il trequartista Rosati dal Viareggio. Giungono notizie abbastanza positive dall'Einstein Hospital di Filadelfia. Il portacolori di Amore e Vita, Pierpaolo Ficare, è sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva, però le sue condizioni stanno sensibilmente migliorando di giorno in giorno. Le fratture, seppur multiple e scomposte, sono sotto controllo, tuttavia rimangono da risolvere i principali problemi relativi alla lacerazione del fegato e alla trachea, che non gli consentono ancora una respirazione autonoma. Siamo in mano ad un'equipe medica di ottimo livello, ha spiegato da oltreoceano il manager di Amore e Vita, Cristian Fanini. Il rugby Lucca chiude alla grande la stagione conquistando la Coppa delle Province grazie al successo per 34-17 contro i Gispi Tigers. Dopo l'uscita prematura dai playoff per mano dell'Elba, era davvero troppo importante chiudere la stagione con un successo che premiasse per il lavoro svolto tutto l'anno da mister Giovannico e i suoi ragazzi, e così è stato. Questa vittoria sarebbe da dedicare a tante persone, ha detto il presidente del rugby Lucca Andrea Urso a fine partita, a tutti coloro che ci sostengono con passione, ma soprattutto a due persone, ha aggiunto il presidente, che ci guardano da lassù, Bernardo Romei e Paolo Barsotti. Questo trofeo è anche per loro. Alla palestra Petri di Viareggio si è tenuta una riunione di pugilato dilettantistico con 9 incontri a carattere interregionale, con la partecipazione di pugili appartenenti a società della Toscana, ma anche delle Marche e dell'Emilia Romagna. La manifestazione è stata organizzata dalla Box Stiava ed era intitolata alla memoria di Giorgio Martinelli, Walter Polloni e Manuel Iannaco. E siamo al karate. Karate Do Viareggio, protagonista dei campionati italiani FITCA di Monza. Fulvio Bertolucci ha conquistato l'oro e il titolo di campione italiano nella specialità kata. Veronica Farnocchia a sua volta ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo di campionessa italiana sempre nella specialità kata, titolo di maggior valore vista la lontananza di Veronica per oltre 2 anni dai tatami di gara. Siamo al Twirling Lucca, bicampione italiano. Grandissimo risultato del Twirling Lucca alle finali del campionato nazionale disputate a Montegrotto Terme in provincia di Padova. 2 splendide medaglie d'oro per Cristina Petrisore ed Irene Del Frate, una nella specialità freestyle senior C ed una nel duo senior di serie C. Le due atlete hanno conquistato il titolo di campionesse, oltre che per loro stesse anche per la Toscana e per Lucca. Sì, perché il Twirling Lucca, guidato dall'allenatrice Ilaria Bertuccelli, è stato l'unico a rappresentare la nostra regione a livello italiano e con queste vittorie si è fatta la storia del movimento sportivo del
del Twirling in Toscana. Gran bella prestazione ancora di Irene Delfrate, che ha conquistato un pregevole quarto posto nella specialità Freestyle Junior Serie C. Applausi anche per le prove nel duo Junior Serie C di Chiara Benedetti e Beatrice Cappa, che hanno concluso in ottava posizione, di Rugiada Menconi e Silvia Pardini, giunte al quindicesimo posto. In definitiva un grande risultato per questa giovane società lucchese, ma che aveva già tutte le carte in regola, viste le lusinghiere premesse delle gare di qualificazione. Grande soddisfazione per la società, nata 6 anni fa, ed in particolar modo dell'allenatrice Ilaria Bertuccelli, che sta facendo davvero un gran bel lavoro. L'Associazione Sportiva Lucchese sarà l'unica nel territorio toscano ad essere riconosciuta e associata alla Federazione Italiana Twirling nel campionato di Serie B del prossimo anno. E con il Twirling, con gli eccellenti risultati del Twirling Lucca, si chiude anche la pagina sportiva di questa sera. Vi ringrazio per averci seguito fin qui e vi auguro come sempre un buon proseguimento di serata.